Thank you. Italy and the United States have a long history of collaboration in scientific research, and the COVID-19 pandemic has brought our communities even closer. Researchers and doctors in both our countries have worked together in an unprecedented international effort to find a treatment and a vaccine. As Ambassador of Italy to the United States, I would like to extend my sincere gratitude to generous donors to the hashtag Italy Stay Strong campaign for their contribution to this effort and for showing that our value of solidarity stays strong in times of need. ISNAF is honored to be a partner of the Italian Embassy in celebrating Italian excellence in science and supporting the research to fight the COVID-19 pandemic. As the president of the Italian Scientists and Scholars in North America Foundation, my deepest gratitude goes to those who have generously donated to the campaign Italy Stay Strong, one of the initiatives promoted by ISNAF as part of its mission to connect the thousands of Italian researchers in North America. Desidero ringraziare voi che avete voluto, con la vostra generosità, sostenerci nel periodo più duro e più difficile, che continuate a farlo quotidianamente con le vostre donazioni. Con il vostro aiuto abbiamo potuto realizzare e stiamo realizzando molto della nostra attività, molti studi e ricerche, abbiamo acquistato attrezzature utili per i nostri pazienti, arredi e tutto quello che serve per migliorare l'assistenza. Quindi penso che sia importante per noi sapere che voi ci siete, che voi ci sostenete. Questo ci dà una grande motivazione, il fatto di sapere che voi avete una grande stima di noi, e noi vi ringraziamo per questo. Thank you. Ringraziamenti di cuore a tutti coloro i quali in questo periodo particolarmente difficile sono stati vicini alla nostra azienda sanitaria SST. Fate bene, fratelli, sa. Io voglio ringraziare l'ambasciata italiana a Washington e l'Italian Scientists and Scholars in North America Foundation per il contributo che hanno voluto dare a questa azienda, attraverso il quale abbiamo realizzato per il Cotugno una struttura per accogliere pazienti affetti da Covid, con stanze di isolamento tutte a pressione negativa. Una parte anche di questi fondi sono stati utilizzati anche per attrezzare una camera operatoria dedicata proprio ai pazienti Covid. Ma a prescindere da queste che sono realizzazioni materiali, diciamo, quello che è stato importante è stato sentirvi vicini, perché con questo contributo noi abbiamo sentito la vostra vicinanza, e questo va a tutti gli operatori sanitari impegnati in prima linea ad affrontare questa terribile pandemia. Grazie veramente, grazie di cuore per tutto quello che avete fatto. Quasi tutto lo staff vuole ringraziare. Grazie! Grazie.